Bene, andiamo avanti e passiamo all'oggetto successivo. Si tratta di un'interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Paparelli sulla crisi dell'azienda Tagina. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, buongiorno ai colleghi consiglieri, ai assessori. Credo che il merito dell'interrogazione di oggi è stato fortunatamente anticipato dall'incontro di ieri che c'è stato al Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, che mi sembra di capire dai comunicati stampa e dai post, poi ci arriverò, che si è risolto in maniera positiva. Con un emendamento presentato ieri in seno alla Commissione Bilancio e che ha in qualche modo dato il via alla Cassa Integrazione Speciale per quanto riguarda l'azienda Tagina di Gualdo Tadino. Credo però che chi fa politica in maniera seria non possa che ringraziare chi ha in qualche modo contribuito ad arrivare a questo risultato. E quindi in primis vorrei ringraziare l'azienda, vorrei ringraziare le istituzioni, Comune e Regione dell'Umbria, vorrei ringraziare i sindacati e vorrei ringraziare i dipendenti che ricordo dal mese di agosto, a causa dei ritardi nella convocazione di questo incontro, non prendono lo stipendio e non hanno i contributi. Vorrei ringraziare anche il Ministero che ieri ha messo a disposizione il vice capo di gabinetto per questo incontro. Vorrei ringraziare anche Peppino Di Maio, cioè il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Sociale, il quale, io lo chiamo Peppino, scusate, essere, ognuno sa, e vi dirò anche perché, perché di fatto ieri ha fatto un comunicato post-trionfalistico che in qualche modo è come il post trionfalistico di colui che mette l'antenna sul tetto e dice quanto sono stato bravo per aver fatto questa casa. Allora guardate, io credo che questo modo di far politica ci debba insegnare. Ho visto che probabilmente giovedì verrà in Umbria a dare la buona notizia, la buona novella. Credo invece che queste dichiarazioni trionfalistiche, ho letto il comunicato, false, in alcuni tratti prive di fondamento, sono al limite della provocazione. E quando si rivende il lavoro altrui, è emblematica veramente è la situazione che è successa per quanto riguarda l'Ilva di Taranto, dove si è partiti da una gara illegittima, si è chiuso un accordo al ribasso contro i lavoratori e poi si è detto trionfalmente è il massimo che si poteva fare dopo i disastri che ci avete consegnato. Beh, ecco, credo che questo modo di far politica sia particolarmente complicato. Quello che si chiedeva nel momento in cui la nostra regione ha messo a disposizione le risorse era soltanto di mettere una modifica normativa ad un accordo di programma che in qualche modo, essendo nato prima dello strumento delle crisi complesse, non aveva questa possibilità, avendo esaurito l'azienda, il bonus per quanto riguarda la cassa integrazione. Ecco, e chiudo, un grazie veramente per questo esito positivo alla Regione, alle istituzioni, ai sindacati e un grazie soprattutto a chi ci ha lavorato seriamente. Bene, prego Assessore Paparelli. Sì, no, ringrazio la coincidenza temporale, il consigliere Smacchi, perché consente di fare chiarezza anche in questo consesso di quello che è accaduto dal 2016 a oggi alla Tagina Ceramica, con una conclusione che ancora non è giunta, peraltro, quale auspichiamo che sia positiva, e di porre fine alle buffonate del Pinocchio Di Maio con le dichiarazioni che abbiamo assistito, il quale non si è mai interessato di questa vicenda. Ne ho avuto coscienza ieri alla riunione, ieri mattina alla riunione al Ministero, quando sono usciti i sindacati erano sconcertati della riunione nella quale non si è assolutamente detto nulla, forse perché si riservava poi il post qualche ora dopo, che magari era già stato preparato, eccetera. Un modo davvero di gestire le vertenze che non ha alcun, dimostra di non avere alcun senso dello Stato e delle istituzioni. In questa regione, quando al governo c'è stato
il centrodestra o il centrosinistra, le vertenze, abbiamo sempre avuto a cuore nelle vertenze l'interesse dei lavoratori, dell'azienda e dello sviluppo di questo territorio. Non abbiamo mai fatto nessuno, devo dire, né dal centrodestra né dal centrosinistra, strumento di propaganda politica, peraltro in maniera così becera come abbiamo assistito in queste ultime ore. E lo chiamo Pinocchio Di Maio perché evidentemente gli raccontano anche chi gli racconta le cose in maniera sbagliata. Prendo atto peraltro che al tavolo di ieri inopinatamente mi sono trovato un parlamentare della Lega e un europarlamentare dei 5 Stelle, senza che, cioè adesso facciamo anche gli inviti alle vertenze a seconda, diciamo, delle simpatie liberate. Non è quella cosa che è stata istituzionalizzata, che conoscono tutti i parlamentari, di cui non ha avuto conoscenza nessuno. Me ne sono informato e nessuno era a conoscenza dei parlamentari umbri, fatta eccezione dell'europarlamentare e del senatore Capardi, non nessuno era a conoscenza della cosa di ieri. Ma questo, diciamo, poco importa, è solamente una nota di cronaca per sottolineare dove ormai il senso delle istituzioni sia arrivato quasi sotto i piedi. E il sito produttivo di Gualdo Dadino, che è l'ultimo presidio, come io ho sottolineato anche ieri, imprenditoriale, manifatturiero vero, diciamo, nell'Alto Chiascio, dopo la crisi, diciamo, che abbiamo assistito dell'area ex Merloni, che è ancora, diciamo, una crisi tutta in atto, credo che è un presidio che noi di manifattura, che noi non ci possiamo permettere assolutamente di perdere. Con una superficie di 24.000 metri quadrati, occupa 160 dipendenti, ha avuto un passato anche glorioso, arrivando a fatturati che toccavano quasi 50 milioni di euro. E a partire dal 2010 l'azienda ha cominciato a vivere delle difficoltà riconducibili in primis al venir meno della crisi che colpì i mercati principali, quali l'Italia e la Russia, un'organizzazione, una struttura di processi produttivi poco flessibili. Tutto ciò ha portato nel corso del 2016 ad aprire un tavolo di confronto presso la Regione con l'azienda, con il Comune, con le agenzie regionali, Confindustria e le organizzazioni sindacali. In quella sede l'azienda dimostrò allora la volontà di voler provare a rimodellare il processo produttivo e commerciale attraverso un cambio di strategia, facendo anche degli investimenti e facendo anche allora ricorso ad ammortizzatori sociali che hanno accompagnato i lavoratori in quella fase, con altri governi, con le stesse istituzioni locali, ma senza questo trionfalismo, diciamo, cui oggi assistiamo, che ci fa piacere, ma che deve avere un suo percorso di verità. Sul finire del 2016, proprio non riuscendo, diciamo, a rimettere in sesto l'azienda, si è percorso un tentativo di rilancio industriale che non ha avuto in quella fase buon fine, ma che poi successivamente, quindi, si è andata alla ricerca di un partner, di una partnership industriale che fosse in grado di rilanciare l'azienda. Sul finire del 2017, grazie anche, diciamo, non è che il Comune e la Regione in quei mesi sono stati fermi, hanno svolto l'azione che gli compete in questi casi e si è addivenuti all'accordo per la cessione del pacchetto azionario a favore della società Saxa Gress il 20 aprile del 2018 con dell'imprenditore Francesco Borgomeo. Saxa Gress è il soggetto che nel recente passato peraltro ha rilevato e riattivato gli stabilimenti laziali dell'Ida Standard e della Marazzi. Recentemente si è concluso l'accordo sull'Ida Standard con grande soddisfazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, senza alcuna necessità in quel caso di interventi. Okay. A fronte del piano di ripresa delle attività produttive che non consentiva, diciamo, l'operatività immediata di tutta la forza lavoro, nell'interlocuzione dell'azienda con le istituzioni locali ha deciso l'azienda di utilizzare, avendo utilizzato i massimi degli ammortizzatori sociali negli anni precedenti, di richiedere al Ministero del Lavoro l'attivazione delle previsioni normative
dell'articolo 22 bis del decreto legislativo. Deve provare a contingentare i tempi. No, 5 minuti, 5 sono 3 in tutto. 148/2015. Abbiamo paginate sui giornali, se qualche volta ci occupiamo e rendiamo edotto il Consiglio, Presidente, di come stanno realmente le cose, non credo facciamo del male a nessuno. Il decreto legislativo 148 consente la concessione della cassa integrazione straordinaria per 12 o 6 mesi a favore delle imprese con più di 100 dipendenti in presenza di determinate condizioni legate a una prospettiva di rilancio produttivo. Sulla base di questo decreto, il 7 di giugno l'azienda e la Regione hanno stipulato il preaccordo che era necessario per il rilascio, per attivare il procedimento per la concessione dello strumento della cassa integrazione straordinaria in proroga, da attuare ovviamente successivamente. Inopinatamente il Ministero del Lavoro, dopo il 7 giugno, cioè il 20 giugno, senza mettere a conoscenza le regioni e senza che l'atto fosse reso edotto a conoscenza delle parti, ha fatto una circolare che interpretava in maniera più restrittiva il provvedimento di febbraio, che a noi invece consentiva la stipula di questo preaccordo e quindi l'accesso agli ammortizzatori sociali, quindi stringendo, diciamo, la cinghia in virtù del cambiamento auspicato, senza metterne a conoscenza le regioni. Noi ci siamo, abbiamo scritto, tutto documentato quello che scrivo, quindi non c'è bisogno di interpretazioni. Abbiamo scritto immediatamente al Ministero i primi di luglio, dicendo nel momento in cui abbiamo ricevuto la lettera di diniego rispetto a quell'accordo, ci siamo resi conto che esisteva una circolare che evidentemente era nota solamente al Ministero del Lavoro e ai suoi burocrati, che era nel frattempo intervenuta dopo la firma del preaccordo. Tant'è che proprio per questa non coincidenza di date la Taggina, la proprietà, ha fatto ricorso contro il Ministero del Lavoro. C'è un ricorso pendente al TAR Lazio su questa vicenda. Noi abbiamo trovato una soluzione, abbiamo aiutato, almeno questo chiediamo che sia riconosciuto, perché è tutto documentato. Noi stessi, la Regione dell'Umbria ha trovato una soluzione normativa che ha invitato carta parla e villan dorme, come si dice, al Ministero, chiedendo di modificare nel primo decreto possibile, che in questo caso è il milleproroghe, come ho ricordato ieri, mentre la riunione sembrava che si menasse il can per l'aia, un emendamento che gli abbiamo scritto, che abbiamo contribuito a scrivere, che chiede l'estensione della possibilità della proroga anche all'area ex Merloni degli ammortizzatori sociali, equiparando l'area ex Merloni alle aree di crisi complessa. Peraltro, cosa posizione mia nota che da mesi vado sostenendo e scrivendo. Bene. Quindi l'emendamento, allora, che sarà presentato nel corso del mille proroghe è l'estensione della cassa integrazione, della proroga della cassa integrazione l'emendamento non è ancora stato approvato. Non è ancora stato approvato dal Parlamento. Io auspico che tutte le forze politiche, come è stato dichiarato, concorrano in maniera unitaria al Parlamento all'approvazione di questo emendamento, che varrà anche per il futuro dell'area ex Merloni. Io la devo interrompere perché ci eravamo dati l'imperativo categorico di stare nei tempi. Lei ha triplicato il tempo a sua disposizione e non possiamo in ogni seduta andare in deroga. Quindi facciamo un esercizio di sintesi, sforziamoci tutti per rimanere un po' nel solco che ci siamo dati con i regolamenti. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, ha ragione, ce l'ha ricordato anche in seno alla conferenza dei Presidenti, ma credo che questa vicenda meritasse, perché ci sono 150 persone che rischiavano di perdere il posto di lavoro, meritasse attenzione. Dico subito che ho denominato impropriamente il Ministro Peppino, perché mi sembra veramente che siamo nella classica commedia all'italiana e l'approssimazione, anzi napoletana, l'approssimazione, la superficialità che mi hanno raccontato in quella riunione ci deve preoccupare. Ma ci deve preoccupare, a ragione l'assessore, il fatto che a questi tavoli istituzionali vengono invitati parlamentari di alcune forze
forze e altri no. Quindi questa è una cosa gravissima che mi preme sottolineare, perché le istituzioni e la correttezza è un'altra cosa. Concludo dicendo invece che una delle cose più importanti, al di là dell'importantissima tagina, è questa trasformazione dello strumento dell'accordo a Merloni per tutta la fascia appenninica. Quindi ne potranno agevolare anche tutte le altre imprese che sono in difficoltà e che sono nelle condizioni di poter utilizzare gli strumenti e le risorse dell'area di crisi complessa. Grazie. Grazie Presidente Smacchi. Passiamo all'oggetto successivo. È sempre rivolto all'assessore Paparelli, questa volta ad interrogarlo sono i consiglieri Liberati e Carbonari. Formale richiesta al Governo nazionale del riconoscimento dei benefici previdenziali amianto ai dipendenti di Acciai Speciali Terni ThyssenKrupp, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Dunque, grazie. Grazie Presidente. Dunque, io non posso non dire in apertura di questa interrogazione che mai mi sono permesso, da quando sto qua, di insultare un ministro in carica. Io posso immaginare che un consigliere regionale utilizzi delle espressioni colorite, ma da parte della Giunta questo non credo che sia ammissibile, perché lei, vicepresidente, ora vorrei parlare io, vicepresidente, favore, io vorrei parlare. Favore, allora... No, vicepresidente, favore, io vorrei parlare. Paparelli. No, no, allora, no, io vorrei parlare. Scusate, e, scusate, no, no, mi rivolgo anche alla Presidente sì, del Consiglio ho regionale. Io non... vorrei. Scusi, Presidente, e Presidente del Consiglio regionale, favore, lei non ha interrotto ha il mio collega quando ha dato del falso, becero, ha storpiato il nome. Pinocchio. Ha ragione, perfettamente. Va bene, allora mi posso permettere di dire che è stata una brutta prova del Consiglio regionale stamattina su una vicenda che dovrebbe vederci uniti. Dovrebbe vederci uniti, perché Di Maio ha parlato di lavoro di gruppo, se avete letto quello che ha scritto. Va bene, allora, fermo restando le mie responsabilità nel non aver interrotto e ripreso il collega assessore Paparelli nell'utilizzo di quei termini che lei ha ricordato, stavo parlando con il mio collega qui al banco, chiedo scusa perché so benissimo qual è il mio ruolo e quando sbaglio lo riconosco. Allora, vi prego adesso di andare avanti e di riportare la discussione sui temi, lasciando da parte le polemiche che esulano da un comportamento consono ad un'aula. Grazie. E allora mi rivolgo al vicepresidente della Giunta, collega Paparelli, per chiedergli, in ordine al fatto che si evoca la mancanza di senso dello Stato, se negli ultimi anni e decenni sia rispettoso del senso dello Stato il fatto che i governi che si sono succeduti fin qui, non abbiano riconosciuto l'estensione dei benefici previdenziali amianto per quanto riguarda i lavoratori della ThyssenKrupp di Terni, quando a Torino c'erano ben meno impianti a fronte della stessa organizzazione del lavoro e a fronte della stessa impiantistica a freddo è stato consentito, così come a Taranto, così come a Piombino, così come altrove, come a Genova. E allora io credo che da parte sua, Presidente, come vede non ho utilizzato canali non ufficiali, intendo dire, cioè all'Aula, che non ho seguito ciò che si è fatto per anni e decenni, di fatto brigando dietro, tentando un'azione di propaganda. Chiedo a lei, quindi alla Giunta, di impegnarvi assieme al Governo per arrivare al riconoscimento di questi benefici previdenziali, così come è accaduto altrove, riassegnando a Terni e a quei lavoratori, tra 200 e 300 lavoratori sono in ballo, quella dignità che è stata loro lungamente sottratta, quindi avviando un percorso politico-amministrativo congiunto che porti assieme al Governo a questo esito. Grazie. Grazie consigliere Liberati. Prego assessore Paparelli, mi raccomando il rispetto dei tempi. Sì, ma come è noto le vicende legate all'esposizione d'amianto sono particolarmente delicate rispetto a un complesso di tematiche che riguardano aspetti molteplici, dall'eliminazione dei fattori di rischio sui luoghi di lavoro alla bonifica degli aspetti di natura previdenziale.
La Conferenza unificata, nella seduta del 5 maggio 2016, ha espresso parere favorevole all'istituzione di un tavolo interistituzionale ad oggi vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare il necessario coordinamento della totalità delle questioni contenute nel Piano Nazionale Amianto, con particolare riferimento alla valutazione di fattibilità dei programmi da attuare con il piano stesso rispetto agli impatti su ambiente e salute. Il tavolo per la gestione delle problematiche relative all'amianto è composto, consiglieri deliberati, dal Ministro per gli Affari Regionali, che lo presiede, dal Ministro della Salute, dell'Ambiente, dal Ministro del Lavoro, dal Ministro dell'Economia, dal Ministro della Giustizia, dal Coordinatore della Commissione Salute e dal Coordinatore della Commissione Istruzione e da quello della Commissione Ambiente della Conferenza Regioni, Presidente dell'UPI e Presidente dell'ANCI. Opera nell'ambito della Conferenza unificata al fine di individuare le misure, gli interventi e i programmi del Piano nazionale, provvedendo all'eventuale aggiornamento del Piano stesso anche attraverso la previsione di piani di azione biennale per la realizzazione di misure ritenute prioritarie, predisporre un testo unico sulla normativa in materia di protezione della popolazione, proporre l'indizione di ogni 2 anni di una conferenza nazionale sull'amianto. Questi sono i compiti. La Regione e l'ANCI hanno sancito l'intesa raccomandando l'adozione del piano amianto e un'adeguata composizione del tavolo stesso. Il 14 settembre 2016 il tavolo si è insediato e ha dato avvio alle attività di competenza. Nel luglio 2016, nel corso di audizione meritevolmente promossa dalla seconda commissione consigliare, è stato affrontato questo tema, come lei ben sa, alla presenza di esperti ministeriali e nazionali. Alla luce dei contenuti dell'audizione della seconda commissione, nel mese di agosto 2016 io stesso ho indirizzato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di allora una nota da parte a firma della Presidente della Regione, col quale veniva rappresentato che queste tematiche erano state affrontate insieme alla Commissione con riferimento particolare alla vertenza ThyssenKrupp, che come nota ha segnato le cronache e le vicende industriali della Regione e del Paese nella seconda metà del 2014. Alla luce di alcune informazioni e dell'intervento del rappresentante del Ministero in quella sede, che io ho ricordato al Ministro, il Ministero, per bocca dell'allora dirigente Pennesi, avrebbe rappresentato come disponibile un intervento del Ministero rispetto al possibile inserimento di Terni nell'ambito delle localizzazioni da ricomprendere tra quelle che avrebbero consentito ai lavoratori di beneficiare delle agevolazioni rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici. Nella nota indirizzata al Ministro di allora precisai che nel corso della vertenza di ThyssenKrupp nessun intervento in tal senso era stato né rappresentato né ipotizzato. La Regione Umbria si dichiarava, e riconfermo questa disponibilità, ad affrontare con il Ministero l'applicazione di eventuali provvedimenti nazionali che potessero riguardare, oltre che i lavoratori di ASL di ThyssenKrupp, anche quelli di altre imprese e siti produttivi ubicati sul territorio regionale. Sono questa a riconfermare oggi a lei, consigliere Liberati, questa disponibilità della Regione, precisando che sarà cura, come lei chiede nell'interrogazione, della delegazione regionale che parteciperà il 18 settembre prossimo all'incontro presso il Ministero, di chiedere l'apertura di un percorso utile a verificare la sussistenza delle condizioni amministrative, eventualmente modificando anche la normativa esistente, per il riconoscimento dei connessi benefici previdenziali. Ovviamente, siccome io ho il senso delle istituzioni, se questo accadrà sarò il primo a fare un plauso rispetto a quello che il precedente Ministro del Lavoro non ha fatto, non ha dato seguito alle missive che noi allora gli inviammo, verificando questa disponibilità che oggi siamo a riconfermare. Grazie Assessore, abbiamo concluso la sessione dedicata al... Soltanto per ricordare, grazie Presidente, grazie Assessore, che c'è stato anche un esposto FISMIC sottoscritto da 2.000 persone, lavoratori e non solo. C'è stato appunto un passaggio delicato, importante, qui dentro all'unanimità approvata una mozione sul tema in merito all'applicazione uniforme delle norme in tema appunto di accredito delle maggiorazioni contributive per costoro. E quindi ci aspettiamo senz'altro l'avvio di questo percorso, di questo nuovo percorso
politico-amministrativo in favore dei lavoratori, tanto più considerando la vicenda di Torino, cioè il fatto che a fronte delle stesse mansioni e degli stessi impianti non si possa pensare di escludere taluni e ricomprendere solo altri. Grazie.